poi una piccolina, sempre sul viaggio, che si chiama Safari. Qui c'è il verde, c'è il rosso e c'è l'oceano, e dentro poi l'oceano non c'è, ma c'è più rosso, e tutte quelle altre cose che non si vedono ma ci sono. Il vento parla una lingua che non ha parole, ma si capisce. Noi ci guardiamo e vediamo che respiriamo meglio quando sappiamo di esserci. Solo che queste sono cose da lasciare aperte mentre si cammina o ci si ferma un momento a riposare, perché altrimenti il caldo che ci accompagna si fa più pesante e ci distoglie da guardare con meraviglia. La savana è vicina, la terra si alza e si abbassa in quieta frequenza. È stata una notte lunga di richiami e lotte. I richiami nella notte corrono per gli arbusti disseccati. Gli alberi emersi come relitti dalle sponde di civiltà antiche, dimora del silenzio e formiche rosse, accolgono il sole all'alba. La casa nel mattino, occhi ancora chiusi, della trasparenza. Ho chiuso gli occhi anch'io e tutte le conchiglie addormentate nella sabbia erano diamanti nei sogni di qualcuno. Un albero strangolatore impiega più di 20 anni a prendere il posto dell'albero originario nella foresta sacra. Si possono sentire le voci dei morti e si può sentire il respiro degli alberi. Era verde anche il cielo e ogni altro lato da cui si proveniva. Nelle stazioni di sosta si offrivano benvenuti per pochi spiccioli, altrimenti servono le ali per andarsene da qui, servono le ali. La regola è non prendere niente, non lasciare niente. Abbiamo sentito l'abbraccio dei secoli sussurrarci all'orecchio tutti i suoni del silenzio. Si camminava tra le radici, respirando corteccia, vestendo corteccia. Poi il giorno scompariva dietro l'oceano e veniva a prenderci la notte, e la notte portava fuochi e portava carezze. Veniva la notte a prenderci e la notte portava la pace e portava altre luci. Grazie. È Mario Sporino.